Molti pensano che fare il film look voglia dire aggiungere tanti effetti, grain, elation, glow, quando in realtà c'è veramente pochissimo che ci distanzia da quelli che sono i capisaldi del cinema, Blade Runner, E.T., Jurassic Park, potrei andare avanti per tutto il giorno. Ed è importante fare focus su una cosa che unisce tutti questi film che hanno definito il look del cinema. È una cosa che è gratuita su DaVinci Resolve ed è una cosa che ti farà capire, spero oggi di farti capire, quanto veramente basta poco per definire quello che appunto è effettivamente il film look, senza troppi fronzoli, senza metodiche che in realtà non ti portano da nessuna parte. Stiamo parlando ovviamente della Kodak 2383, ricreato come film look in DaVinci Resolve, come LUT digitale, quello che sicuramente rappresenta il look più famoso del cinema. Andiamo a vederlo su DaVinci Resolve. Sigla. Ci sono letteralmente decine e decine e decine di video sulla 2383, tanti di quelli che infilano roba, mettono cose, non serve il 90% delle cose che vedete applicate su tanti video, che vedete applicate in tante metodiche. È effettivo e ovvio il dire la cosa che vi dico tutte le volte: prima chiaramente di questo processo c'è tanto lavoro, c'è tanta cura nell'andare a fare un'immagine e nell'andare a creare quella cosa che definiamo cinematograficamente eccelsa. Ed è ovviamente un grande lavoro di cinematografia, sul look department, sul vestiario e su tutto quello che va a definire la nostra immagine. E dico questo per dirvi che effettivamente quando si parla di fare post-produzione, alle volte se si è fatto, anzi non alle volte, tutte le volte che si è fatto un ottimo lavoro in pre, in post basta veramente poco per settare le basi forti che vanno a definire un look cinematografico rispetto a un altro. Ma intanto, che cosa vuol dire look cinematografico? Parliamo di Kodak 2383, come dicevo prima, uno dei film stock di pellicola più famosi al mondo. Ma perché uno dei più famosi al mondo? Kodak, come Fujifilm, come anche altri brand, negli anni d'oro del cinema hanno sviluppato degli stock di pellicola. Molti stock sono stati aggiornati, molti stock che tuttora invece sono ricercati per avere dei flavor, dei sapori specifici in alcune zone di nero, in alcune zone di bianchi, di grigi, e quindi grandi brand andavano a produrre stock di pellicola in grande quantità per il cinema. La 2383 si è sicuramente piazzata tra le più famose, insieme ad alcuni stock Fujifilm fatti custom intorno a 2000, fine anni 90, per tanti film fortunati. Pensiamo a vari stock di Fuji come la 3510 o la Reala, che mi pare sia l'85-35, un negativo simile, che addirittura furono fatte solo per Il Signore degli Anelli per un discorso di distribuzione. La figata di quegli anni, quindi si parla di anni 80-90, fine 90, e di quello che è successo con determinati film, è che c'erano film, prendo l'esempio del Signore degli Anelli, avevano bisogno di avere una grande distribuzione nello stesso momento in tutto il mondo, non c'era possibilità di fare un contratto con Kodak, si trovò una formula con Fuji che fece sostanzialmente uno stock custom per Il Signore degli Anelli, e c'è uno stock di negativo che dovrei vedere bene online, che è stato fatto quella prima volta per Il Signore degli Anelli per una grande distribuzione, che poi è diventato uno standard. Storia raccontatami da Duvalenti in una nostra call, e stock che tra l'altro è anche il look designer. E quindi questo per dire che ai tempi gli stock di pellicola erano sostanzialmente gli standard su cui girare. Oggi abbiamo tante camere, tanti sensori, scienze colore diverse, ed è l'equivalente una volta nel dire c'erano delle camere, ma più che un discorso di scienza colore c'era un discorso di pellicola che poi andava stampata e in print andava sostanzialmente in proiezione. A tal proposito, che cosa voglio dire? Voglio dire che il passo che ci distanzia da una produzione cinematografica di fine anni 90, 2000 o anche può essere moderna, per quanto riguarda la post sulla parte finale, diciamo, della coda, non è niente di più che un look. Cosa vuol dire un look? Una LUT, una conversione? No, semplicemente un tipo di elaborazione dell'immagine che è stata usata anche in quei film lì. Non ve la voglio rendere semplicistica, ma la rendo semplicemente realistica, ovvero su com'è la cosa. Qui ho una chart di esempio di Harry e voglio farvi vedere anche solamente le differenze tra un'immagine convertita da Harry a 709-24 a un'immagine sempre Harry convertita a 709-24 con il film look Kodak 2383 che è presente direttamente su DaVinci Resolve. La differenza che vedete è quello che realisticamente può essere chiamato il look. Quando si parla di look e si vuole parlare di un look che realisticamente viene dato indietro da una pellicola sul lato di produzione, si parla di niente di più che questo. È chiaro che non voglio sminuire quello che facciamo noi colorist come lavoro, non voglio sminuire
era il fatto che chiaramente dietro poi all'utilizzare una fingerprint emulation eventualmente c'è chiaramente un lavoro di look, quindi non ci si basa solo su questo, ma ci si basa adesso in digitale anche sull'elaborare chiaramente quel look, portarlo più in là, ma di base una volta questo avevano. I trim che potevano fare erano semplicemente sul lato di printer lights, quindi alzare o abbassare le tonali senza andare troppo a fare delle maschere a spippolare. Non c'era tutto quello che abbiamo oggi, ma il fatto di averlo oggi non vuol dire che per forza dobbiamo usarlo. Ce ne andiamo su DaVinci Resolve e andiamo direttamente nella sezione LUTs. In Film Looks noi abbiamo tutte queste bellissime LUT pensate per 709 e DCI P3, e sono sia la Fuji 3513 DI che la Kodak 2383. Hanno chiaramente delle differenze di nomenclatura che va da D65 a D55. Qual è la differenza? È che la nomenclatura sta per lo spazio colore di output per lo quale sono pensate. Quindi andando ad aprire il nostro compound node, qui abbiamo nient'altro che la nostra conversione da spazio colore a 709 Cineon, che è quello che vuole questa nostra film look, e la nostra LUT applicata, che passa da 6500 Kelvin a 6000 Kelvin a 5500 Kelvin. Perché? Perché possiamo avere differenze temperature in esigenza come output, in quanto varie parti del mondo hanno esigenze diverse. Pensiamo alla Nord Corea, come la Corea anche ha come standard 5500, mentre noi abbiamo 6500, altre zone del mondo hanno 6000 e noi appunto abbiamo 6500, e come questi stock appunto diano un look and feel basato appunto su queste pellicole. E questi due stock sono gratuiti e sono interni a Resolve. E potreste chiedervi: com'è che queste pellicole, com'è che queste vibes, chiamiamole così, sono state portate in post e quindi digitalizzate? L'immagine che state vedendo è stata catturata da una Arri Alexa Mini Large Format, mi pare questa, e quello che è stato fatto è utilizzare una camera con una scienza colore che va a prendere una color chart rappresentativa per avere sostanzialmente un DNA. Il modo, diciamo, per esemplificarlo un po' più semplice che tanti fanno per replicare un film look in post è prendere la stessa cosa ma girata con una pellicola effettiva, e nel digitalizzarla, tenendo conto chiaramente della gestione delle conversioni degli spazi colore, vanno a replicare esattamente quello che è il look and feel della nostra immagine in digitale. Al lato pratico, se noi andiamo a applicare la nostra LUT in un grayscale e faccio disabilità, come vedete del nostro waveform noi abbiamo una rappresentazione delle curve di RGB che noi volendo possiamo isolare l'una dall'altra, e possiamo anche volendo ri-replicare ad hoc una ad una. Allo stesso modo, io ispirandomi alle 2383 sono andato a fare anche con i nostri film look una cosa del genere, dando però chiaramente un feel custom sulle parti di bianco e le parti di nero e nelle parti chiaramente di sfumatura che mi piaceva di più attaccare. E potete fare anche voi la stessa cosa per creare il vostro look custom, ma la base è bene tener conto di questo, del fatto che i print dal quale possiamo partire, che sono direttamente su DaVinci Resolve, print che sono gratuiti, sono stati ricreati tecnicamente in un modo accurato in questo modo, ed è l'unica cosa, oltre chiaramente una cura di bilanciamenti bianco e tutto quello che c'era chiaramente sul set e quello che potevamo fare con le printer lights, che possiamo andare a fare in post. E non c'è veramente bisogno che sbattiate troppo la testa in mille video che vanno a parlarvi di film look. Anche qui ho una correzione base della mia immagine, conversione in Cineon e il mio film look. Come vedete, quello che deve venire fuori viene fuori. Se mi vado a fare anche dei cambi sulla mia LUT da 65, vado a 60 a 55, è chiaro che questi sono pensati per una temperatura colore di output specifica, ma se vogliamo comunque un richiamo più caldo piuttosto che più freddo, nulla ci vieta di utilizzare una piuttosto che l'altra. Sono state proprio pensate da un lato al lato tecnico, da un lato al lato creativo, essendo però consci di che cosa entra e che cosa esce. Se un'immagine è fatta bene, nel convertirla, nel utilizzare come base a fondo della nostra pipeline, nel nostro film look, vedrete che non servirà mai altro. Infatti tendo a dire più e più volte quanto dopo un base grade su un film, una produzione, qualsiasi cosa sia, con ottima cinematografia, basti veramente poco, e quel poco alle volte ce l'abbiamo lì. E può essere un film look che abbiamo direttamente su DaVinci Resolve. Abbiamo già visto negli altri video come plugin come Filmbox o Lux Design
designer ci danno un'estensione di questi, quindi altre possibilità, non solo la 2383 che abbiamo qui, ma anche altri tipi di stock di pellicola, e questo amplia ancora di più le nostre possibilità. Potrei fare un bel decompose del node nel nostro film look invece che a LUT, metterci look designer e prendere un altro stock di pellicola, ma vedrai che comunque nell'avere un'immagine ben curata quello basta per fare il mio look. Quindi non andate troppo a fare dei tweak estremi per andare a creare dei look, non smetterò mai di dirlo, ma il look si fa prima. La post aiuta nello sviluppo e vi aiuta e vi può aiutare nel fare dei maghini intelligenti, dei tweak intelligenti per dare una caratterizzazione. Mi viene in mente, per dire, come in Air ci sia sempre quell'alone rosino in alcune shot, che è sostanzialmente un aggiungere un po' di colore dove già in realtà c'è tutto su set, dove già sta lavorando la pellicola scelta, ma nulla di più, ed è stato fatto custom per quel film, sempre ragionando sotto un film look o sotto comunque un elaborato specifico di pellicola. Io tendo a farlo il 99.9% delle volte, perché tantissime volte basta veramente questa per aiutarvi a dare quel feel. Tra l'altro sul canale c'è esattamente un video estratto dalla Color Grading Masterclass, dove tra le differenti pipeline che mostro sulla stessa, qui su YouTube abbiamo caricato una di quelle, la più semplice appunto, che utilizza una di queste film look nella nostra chain di lavoro a fondo, e vi faccio vedere lì effettivamente quanto è semplice andare a portarsi a casa una produzione con l'utilizzo di queste film look. Lo lascio qua sotto, come vi lascio qua sotto tutti gli altri link per prodotti, corsi e le nostre community. Se hai qualche domanda sul video lasciala qua sotto, oppure lasciala direttamente sui nostri canali. Ti invito a non sbattere troppo la testa su queste cose, cioè sbattere se ti piace sul lato tecnico, cioè se vuoi saperne di più sui film print in generale, sulla storia appunto delle pellicole, ci sono tanti articoli interessantissimi sul web, per non andare a fare troppa ricerca su metodiche arcaiche, perché la metodica di per sé nell'utilizzo è questa. E se ti interessa l'argomento e vuoi che estendiamo oltre la cosa, lascia un commentino qua sotto oppure nei nostri canali social e vedremo di prendere in considerazione per la creazione di un prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima, till the next time, delivering the future.